Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 21 maggio 2012 e sono quasi le 11 del mattino, sono un po' in ritardo, mi scuso tanto con voi cari amici. Vedete il titolo della trasmissione di questa mattina? Brindisi, la rabbia di coloro che volevano una matrice anarchica o terroristica. Dio quanto sono incazzati! Perché a caldo anche i vertici istituzionali, mi sto mettendo da parte i giornali quotidiani, tutti, guardate che roba qua, non è la mafia, loro ora cercano un consenso, ma che bello, che ora la malavita organizzata cerca il consenso, capito? Cerca il consenso, ma che bello! Quindi non esiste più il problema di Camorra, 'Ndrangheta, mafia, Sacra Corona Unita, perché loro cercano il consenso, capito? Che bello, cari amici, ma che bello! Che bello che ci faccio una raccolta di questi articoli! L'altra pista! Più facile si tratti di una forma di terrorismo, una forma di terrorismo. Ma insomma che ve ne ho fatti tanti e tanti di video per farvi capire che dietro l'attentato lì a Brindisi non c'entrano un fico secco, né gli anarchici, né gli anarco-insurrezionalisti, né i cosi, da come si chiamano, gli antagonisti, il terrorismo internazionale, figurati del terrorismo internazionale, se mettono d'accordo gli anarchici italiani e quelli greci e te vanno a fare un attentato a quella scuola media superiore di Lecce, figuriamoci, e invece tanti italiani erano tanto contenti se ci fosse stata la matrice anarchica. Che bello, così si mobilitava tutto l'esercito, tutto l'esercito, e andavano a tutelare 15.000 obiettivi sensibili, ma se di obiettivi sensibili ce ne sono un'infinità in Italia e dovrebbero essere protetti contro Camorra, 'Ndrangheta, mafia e Sacra Corona Unita. Altro che tirar fuori gli obiettivi sensibili adesso, dopo che la cellula anarchica Olga ha sparato alla coscia, alla gamba di un manager che si occupa del nucleare, dell'Ansaldo, mi pare, via di seguito. Ma andiamo cari amici, Dio che è stato meraviglioso che i nostri e tutti tanti miei giovani amici che hanno detto beh, sono dei pezzi da 90 delle istituzioni, quelli che hanno detto non è la mafia, loro ora cercano il consenso, ma tanti altri pezzi grossi e ancora più grossi di un procuratore, capito? Molto, mi hanno scritto, ma loro il pezzo grosso dal d'Italia ha detto che non è la mafia, perché interessa per forza al terrorismo, capito? Che poi le procure lavoravano meglio se c'era il terrorismo, magari il terrorismo internazionale, no? C'erano tutti i flash dei giornalisti, ma no, una cosa banale, una cosa. E allora l'ho detto ieri mattina, molto di mattina, e nel mio video intitolato La strage di Brindisi, chi è stato? Ho detto è stato un solitario, un malavitoso locale di quella zona lì, attorno a Brindisi. È stato un malavitoso locale, ho detto. Ho fatto pure l'esempio con l'ira di Achille, ne sapeva già Omero queste cose, possibile che non, i grandi vertici istituzionali non le possano sapere oggi? E che cosa l'abbiamo studiato a fare l'Iliade alla scuola media superiore, noi che siamo un paese di poeti, di santi, ma c'è l'Iliade che inizia proprio con questa celeberrima frase:
canta mio diva del pelide Achille lira funesta, che infiniti lutti causò agli Achei, che infiniti lutti addusse agli Achei, molti anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi. Sì, la lira, la furia, la lira. E che ve l'ho detto nel video di ieri, intitolato Brindisi. No, la strage di Brindisi. Chi è stato? È stato uno della locale malavita, cioè della corona, della sacra corona unita, che ha perso la testa. Ha perso la testa. E si è voluto vendicare. Si è perso la testa perché c'era la carovana della legalità, tutte le feste a favore della legalità, e in pratica c'era tutta la popolazione lì del Brindisino che aveva alzato la testa contro la malavita locale. E uno ha perso la testa e ha fatto quello che ha fatto, ma non c'era mica bisogno di alzare i binocoli verso il lontano orizzonte. E quello è un episodio costruito in famiglia, cioè in famiglia, lì in zona, poi che sia stato uno solo, siano stati due o tre, ma non cambia molto manco che sia stato un diciottenne, ventenne, un ventiduenne o un cinquantenne, non è che cambi molto, è un episodio isolato di un individuo o di un gruppo di individui impazziti della rabbia, come quella di Achille. Canta mio diva del pelide Achille lira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzitempo all'orco generose travolse al Medoroi. Ma che cosa siamo a fare un paese di cultura umanistica se non facciamo i collegamenti tra l'Iliade e ciò che accade oggi? Ma se ne capiva o meno queste cose, perché mai non le debbono capire i grandi vertici istituzionali tutti qua sbraitati? Per tanto tempio l'hanno fatto, per tanto tempio! No, non è la mafia, loro cercano il consenso! E poi adesso si sono messi a litigare, e due procuratori, non mi ricordo come si chiamano, un procuratore di una provincia, un procuratore di un'altra provincia, uno che è tutto incazzato perché sin dal principio si è compromesso dicendo che non era mafia, chissà chi sono stati gli anarchici, gli anarco-insurrezionalisti, gli antagonisti, il terrorismo internazionale, figuriamoci, il terrorismo internazionale non lo sa manco dove sta Brindisi, mi scuso con i brindisini, loro non c'entrano, per carità. Quante brutte lettere che ho ricevuto, perché io dicevo non c'entrano gli anarchici, non c'entrano gli antagonisti, non c'entrano gli anarco-insurrezionalisti, ma no, è una cosa che è stata fatta in famiglia, proprio che se la Sacra Corona Unita ci mette le mani sopra a quei loro familiari che hanno combinato quello che hanno combinato a quella scuola media superiore, li fanno a pezzettini e ci fanno pure... come si chiama lì, lo spezzatino ci fanno, dice che ci avete rovinati. Sì, sono individui che hanno perso la testa per la rabbia, ma verranno individuati presto. Certo che ora le indagini non sono più indagini grandiose, indagini che si indirizzano verso il terrorismo internazionale, magari con tanti bei viaggetti dei magistrati che sono in Grecia, negli States, belli, pagati dallo Stato. No, i magistrati si dovranno accontentare di fare delle cose lì in famiglia, perché è quella la traccia. Ma quanto me l'hanno detto, quanti brutti messaggi che ho ricevuto perché ho tolto a tanti l'illusione che quello che è successo a Brindisi poteva avere la matrice anarchica. Gli anarchici, bisogna avere paura degli anarchici, gli antagonisti, gli anarco-insurrezionalisti, e io ho detto no, non è vero, ma fin dal principio l'ho detto, prima ancora che ci si orientasse verso la scheggia impazzita locale. Eccolo qua,
E adesso li raccolgo tutti questi articoli qua. Ora cercano il consenso, è una cellula impazzita, locale, è un individuo impazzito di rabbia, no, non impazzito nel senso che deve andare a manicomio, andrà in galera, impazzito di rabbia, la rabbia, perché ha visto che le istituzioni sono più forti, ha perso la testa per la rabbia, è proprio come Achille, cantami, o diva del pelire Achille, l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzi tempo all'orco generose travolse alme d'eroi. E pensare che questo è un paese a vocazione umanistica, così come scrisse il povero Duce, la Roma su quel grande palazzo che si trova all'Eol, che qualcuno mi ha detto che si chiama il palazzo Groviera, non so, un popolo di poeti, di santi, di navigatori e via di seguito, e questo popolo di poeti, di santi, di navigatori non si ricorda l'incipit dell'Iliade, ma cosa l'abbiamo studiato a fare noi tutta la cultura greca, se poi i grandi vertici istituzionali danno prova di non conoscerla. Rileggetevi l'Iliade, rileggetevi almeno l'inizio dell'Iliade. Ignorantoni! Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.